Buongiorno a tutti, sono Sharon Campolongo dell'ufficio stampa di Top Doctors. Oggi siamo in compagnia del professor Guido Castelli Gattinara, specialista in pediatria ed infettivologia dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Già direttore del centro vaccinazioni, si occupa di ricerca e cura del Covid-19 e dell'educazione alla salute dei più giovani con l'Istituto Bambin Gesù per la salute del bambino e dell'adolescente. Oggi parleremo dell'importanza di vaccinarsi contro le nuove malattie infettive. Buongiorno professore, è un piacere poter contare sulla sua collaborazione. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, iniziamo subito con la prima domanda. Possiamo dire che gli indirizzi della scienza medica siano oggi più orientati verso la prevenzione delle malattie e dunque verso la ricerca di vaccini piuttosto che di nuovi farmaci e cure? Sì, possiamo assolutamente dire che la medicina tende e deve tendere soprattutto ad andare verso la prevenzione, cioè la concezione che le malattie si aspettano e poi si curano è una concezione sicuramente sbagliata, oltre che essere vecchia. Le malattie si devono il più possibile prevenire e questa è una cosa che è chiara un po' a tutti. Come si possono prevenire? Prevenire con soprattutto le malattie infettive. Ma anche le malattie tumorali, ma anche tante altre malattie, si prevengono con un'igiene generale, igiene alimentare, igiene personale, prevenzione del contagio, ma soprattutto con le vaccinazioni. Le vaccinazioni sono, dopo l'acqua potabile, una delle scoperte che ha salvato più vite nel mondo. E che è di una potenza incredibile. Ci sono decine di milioni di persone che sono state salvate, secondo i vari calcoli delle agenzie internazionali, perché sono state vaccinate. Quindi tante malattie, come non ne parliamo, la poliomielite, per esempio, come il vaiolo, soprattutto, che ormai è scomparso grazie ai vaccini, come anche altre malattie che possono essere il tetano o malattie di questo tipo, l'epatiti, eccetera, sono tutte prevenute dalle vaccinazioni. E quindi le vaccinazioni sono un'arma potentissima. È chiaramente vantaggioso essere vaccinati, cioè poter proteggersi e proteggere i propri figli nei confronti di queste malattie. Se abbiamo un'arma che ci permette di proteggerci, la dobbiamo utilizzare. Certo. E questo è sicuramente qualcosa che è vantaggioso perché poi le malattie sono molto più cattive, molto più drammatiche di quelle che possono essere gli eventuali effetti collaterali dei vaccini, ne parleremo magari, che di solito sono molto lievi, che di solito sono transitori e che mai sono mortali. E questa è una cosa da tenere molto chiaro. Noi abbiamo tanti esempi, per esempio, l'esempio fantastico di Bebe Dio, che è testimonial di quanto la meningite può far male. Adesso purtroppo è senza braccia, senza braccia, senza gambe, proprio per questa gravissima infezione. Io ho visto purtroppo nella mia lunga vita, anche nella lunga carriera, morire bambini di meningite. Oggi come oggi invece la grande vaccinazione, la vaccinazione per tutti e cinque i ceppi di meningococco, così come quella per il pneumococco, non permette più a queste malattie di fare tanti danni e tanti morti. Quindi assolutamente è una cosa, il vaccino è qualcosa che deve essere messo nella sua dimensione di protezione dei nostri figli. Molti mi chiedono, ma così presto bisogna cominciare a vaccinarli subito? Sì, certo, perché è proprio dall'inizio che noi dobbiamo proteggere i nostri figli quando sono ancora più delicati. Mi chiedono se il sistema immunitario è pronto anche a 3 mesi, al compimento di 3 mesi di fare i vaccini. Certamente che è pronto, anche nei prematuri è già pronto e ha bisogno di essere orientato verso la protezione, perché questo evita le malattie. Certo, e professore, la pandemia da Covid-19 è ancora tra di noi. Quanto è importante vaccinarsi e soprattutto vaccinare i propri bambini? Ma l'importanza della vaccinazione da Covid è ormai chiara a tutti. Noi all'inizio avevamo una mortalità
nell'anziano prevalentemente, ma una mortalità molto alta, abbastanza drammatica, che oggi è molto ridotta. Perché? Perché siamo un po' tutti vaccinati, perché tutte le persone più fragili, le persone più anziane, eccetera, sono vaccinate. Ed è dimostrato scientificamente, al di là di qualsiasi dubbio, che questa vaccinazione ha protetto e protegge la nostra popolazione. Tutti noi, o quasi tutti noi, purtroppo stiamo per prenderci, ci siamo già presi il Covid, e questa infezione nel 99% dei casi è passata senza dare grandi problemi. Oggi perché siamo protetti. Ecco, la protezione deve essere fatta a tutti quanti, anche ai bambini, anche ai ragazzi. I ragazzi che noi seguiamo, abbiamo seguito tanti anche qui a Bambin Gesù, e sappiamo che qualcuno l'abbiamo anche perso, oggi come oggi hanno molti meno effetti collaterali legati a questa infezione perché sono vaccinati anche loro. E quindi vanno vaccinati i ragazzi e quindi vanno vaccinati anche i bambini. Devo dire la verità, la vaccinazione nell'età pediatrica è, se vogliamo, meno efficace di quella dell'adulto e soprattutto, diciamo, il bilancio costo-beneficio è diverso rispetto all'adulto. L'adulto è enorme, nei bambini, nei ragazzi e nei bambini piccoli è un po' minore, ma il vantaggio c'è, sicuramente il vantaggio c'è. E quindi è conveniente vaccinare anche i bambini. Ci sono effetti collaterali di questi vaccini? No, praticamente no. Ci può avere un po' di febbre, si può far male al braccio, ci possono essere qualche disturbo transitorio, c'è per carità, perché c'è una risposta immunitaria nei confronti di questi antigeni. Ma questi disturbi sono molto lievi, molto minori di quelli che si hanno quando uno si prende l'infezione da virus selvaggio, e purtroppo anche queste infezioni sono molto diffuse e soprattutto il contagio, questo virus furbamente, no? Noi ci vacciniamo per proteggerci e lui si modifica per cercare di infettare più persone possibile e svilupparsi il più possibile. Quindi aumentando il numero delle persone aumenta anche il numero, diciamo, dei rischi che noi corriamo e quindi vacciniamoci tutti. Certo, professore, la gran parte dei bambini piccoli italiani oggi vengono vaccinati, appunto. Ci ricorda brevemente qual è il calendario delle vaccinazioni dell'infanzia, quali vaccini obbligatori e quelli raccomandati? Ma guardi, io ho una posizione molto chiara su questo discorso degli obbligatori e dei raccomandati, cioè il fatto che non mi piacciono queste definizioni. Io faccio i vaccini che convengono ai bambini che mi vengono affidati. Certo. Raccomandate, non raccomandate, facoltative, obbligatorie, non mi interessa questo. Mi interessa che il bambino sia protetto nei confronti di quelle infezioni verso le quali può essere protetto. E questo è molto importante. Quindi io non faccio differenze. Il pneumococco è un vaccino che fanno tutti i bambini, non solo in Italia, tutto il mondo, e che non è obbligatorio, ma è stravantaggioso. Il pneumococco dà le polmoniti, dà le otiti, dà le meningiti. Sono delle infezioni che possono essere molto gravi, che come minimo implicano il ricovero ospedaliero, una grossa sofferenza. Il bambino che viene ricoverato è certamente una sofferenza, oltre a danni anche gravi e permanenti. Quindi, e questa non è obbligatoria, ma è vantaggiosa e quindi va fatta. E io la faccio prima di altre obbligatorie, perché poi ci sono quelle che sono obbligatorie, che è giusto anche che si facciano, che però proteggono nei confronti di potenziali diffusioni di malattie che oggi non sono presenti. La poliomielite in Italia non c'è, in Europa praticamente è scomparsa ed è scomparsa anche in gran parte del mondo. Bisogna continuare a vaccinarsi? Sì, perché abbiamo visto che se noi riduciamo la copertura vaccinale, la popolazione a rischio diventa maggiore e questi benedetti virus o batteri possono rientrare nella popolazione e fare grandi danni, grandi morti. È successo col morbillo. Tutti avevano dubbi nei confronti della vaccinazione del morbillo, è calata la copertura e sono morte delle persone, bambini e adulti, morte di morbillo. Cosa che prima non era e che oggi per fortuna non è più, perché ormai la copertura è ritornata a essere pressoché totale. Quindi
Tutti dobbiamo fare i vaccini che vengono raccomandati. Sono tetano, difterite, pertosse, importante, i bambini piccoli, vacciniamo per pertosse anche le mamme, perché anche le mamme devono essere protette, così il bambino quando nasce è protetto. Poi abbiamo l'emofilus influenzae che dava delle meningiti mortali, poi abbiamo l'epatite B che è una protezione che si fa dal bambino piccolo e dura tutta la vita, e quindi si è protetti per tutta la vita. E poi ancora, appunto, la poliomielite, e siamo arrivati alle 6 dell'esavalente, e poi c'è quella del pneumococco, le meningiti, l'abbiamo detto prima, le varie meningiti, i vari ceppi di meningite, a cominciare dal ceppo di meningite tipo B, che viene fatto con 3 dosi nel primo anno di vita, e poi morbillo, rosolia, parotite, varicella, che viene fatta a un anno di età, e poi viene ripetuta a 6 anni. Ma nel primo anno ci sono tante vaccinazioni da fare e le facciamo proprio perché da subito dobbiamo proteggere i nostri figli, nei confronti di queste possibili malattie che possono essere estremamente gravi. Ok, professore, e che succede se dei genitori si decidono finalmente a vaccinare il proprio bambino quando ha superato l'età prevista? Ah no, nulla. Esatto, per Sì. dimenticanza o appunto perché inizialmente erano dubbiosi? Ci sono dei rischi? No, assolutamente no. Uno può decidere di vaccinare quando vuole, nel senso che, per esempio, abbiamo dei bambini, dei ragazzi, dei bambini che vengono dall'estero dove, per un fatto economico, il vaccino libero e gratuito per tutti non c'è. E quindi lo iniziamo a vaccinare, lo iniziamo a vaccinare, in quel momento. Non c'è un limite di età per nessun vaccino. Uno può iniziare, se serve quel vaccino in quel momento, può iniziare a qualsiasi momento della vita. Noi iniziamo tutti presto e raccomandiamo di iniziare presto proprio perché così la protezione è massima. E perché fare l'epatite B al bambino piccolo? Perché lui camperà 90 anni, e noi lo dobbiamo proteggere fin da subito per i 90 anni. Perché dobbiamo cominciare quando è più grande, che sarà a maggior rischio di prendersela? Ma cominciamo fin da subito, visto che il rischio è bassissimo, magari per alcune infezioni, ma c'è anche nei bambini Certamente. E professore, trascorsa la prima infanzia, quali altri vaccini dobbiamo fare ai nostri figli adolescenti, a noi stessi durante la nostra vita? piccoli. Ma i vaccini vanno fatti sempre perché sono molto importanti. Per esempio, un vaccino molto importante è il vaccino contro l'influenza. L'influenza è una malattia che fa ogni anno 6-8 mila morti in Italia, faceva prima del Covid, cioè non pochi, solo in Italia ogni anno. È vero che sono le persone più fragili, ma non solo. Quindi il vaccino antinfluenzale va fatto sempre. Va iniziato dal bambino piccolo, dai 6 mesi, e va continuato anche nell'adulto e soprattutto nell'anziano. Cioè, nelle persone più fragili, tipo l'anziano, è chiaro che il vaccino è più efficace nel proteggere contro potenziali complicanze di questa infezione. Però quello va sicuramente fatto. Poi l'adolescente è importantissimo che faccia il vaccino contro il papillomavirus, che ormai si sa viene fatto a tutte le bambine, ma anche ai bambini, ai ragazzi, perché non è che il papilloma dà infezioni e tumore solo nella femmina, ma lo dà altrettanto anche nei maschi. Per cui viene raccomandato fortemente e viene raccomandato dopo i, diciamo, 9, 10, 11 anni di età, una vaccinazione che protegge con 2 dosi, che protegge contro un tumore. Cioè, mi dicono, ma no, ma noi non ci credo. C'è un primo vaccino che protegge i miei figli contro un tumore, non glielo faccio. Ma io glielo faccio doppio, glielo faccio molto di più, glielo faccio senza alcun dubbio, perché protegge contro il tumore. E questo è qualcosa che è dimostrato ampiamente, e non solo in Italia o non solo dagli addetti ai lavori, è dimostrato da tutti in tutto il mondo. Sono delle certezze granitiche della scienza che è inutile, uno può sempre contestare, ma io posso contestare pure che non fu, che la forza di gravità è un'invenzione, però poi se lascio una cosa casca per terra. Certamente. E professore, le è mai capitato di non poter vaccinare un bambino per qualche ragione di rischio o
le è appunto capitato un effetto avverso come una crisi anafilattica in un paziente allergico, che cosa fate in questi casi? Allora, le crisi anafilattiche io praticamente non le ho mai viste, perché sono veramente di una rarità eccezionale. Sono veramente di una rarità eccezionale. Non dico che però non esistono, ho colleghi che le hanno avute e soprattutto esistono perché esistono, io sto parlando solo della shock anafilattico da vaccino, però poi l'anafilassi ce l'hanno tante persone a tante età della vita, anche per gli alimenti, anche per le punture di insetti, per tanti motivi purtroppo esiste ed esiste una cura. Ecco, noi possiamo essere tranquilli nei confronti delle vaccinazioni perché nei centri vaccinali, nei posti dove vengono vaccinati bambini e adulti, c'è sempre un sistema per poter fare la terapia che è l'adrenalina, che è una terapia che risolve il problema. Quindi grandi problemi non ci stanno. E poi, diciamo, le reazioni avverse sono in realtà molto rare. Tanti hanno la febbre, per carità, tanti hanno il gonfiore, il braccio, il male al braccio, il male alla gamba. Per carità, che sono degli effetti avversi, ma sono, diciamo, di intensità molto modesta e soprattutto sono transitori. Quindi, dopo qualche giorno, con un po' di cura, passano. Certo, perfetto professore, la ringrazio moltissimo per il suo intervento sui vaccini che approfondiremo nel prossimo video. Approfitto anche per ricordare ai nostri utenti che è possibile richiedere un consulto tramite il servizio di telemedicina o una visita presenziale con il professor Guido Castelli Gattinara attraverso il suo profilo disponibile sulla piattaforma Top Doctors. Grazie mille professore.